Benvenuti in un nuovo percorso musicale, benvenuti a una nuova puntata di Tripping, in voce Michele Casella, sempre dalle frequenze di RKO. E questa settimana parleremo di musica naturalmente, ma parleremo di suoni elettronici. Per partire vi faccio ascoltare uno dei brani storici dell'elettronica moderna, composto da Philip Hockey e da Giorgio Moroder. Sto parlando naturalmente di Together in Electric Dreams, che ha visto tantissime cover realizzate. Io ne ho scelta una realizzata invece un po' più di recente, nel 2003, da un gruppo tedesco chiamato La Lipuna, e questa è Together in Electric Dreams. Surprise.
originariamente composta questa canzone da Philip Hockey, il cantante britannico, e dal compositore e produttore italiano Giorgio Moroder, ha visto tantissime cover. Questa di Lali Puna compare come B-side di un loro singolo Left Handed e rappresenta un po' la storia della musica elettronica e del sogno digitale che ci ha accompagnato negli ultimi 40 anni, ma possiamo anche andare indietro se vogliamo parlare della storia della musica elettronica nel mondo. E Together in Electric Dreams è un po' il brano che ha raggiunto il maggior successo per la coppia di Hockey Moroder, successo che non si è più replicato con quelle vestigia commerciali, e gli Human League si sono un po' appropriati di questo brano, tanto da inserirlo anche in un loro best. E successivamente, proprio all'inizio degli anni 2000, i Lali Puna hanno realizzato per un disco tributo alla band inglese questa cover, che è stata inserita nell'album Reproductions e poi appunto nel singolo Left Handed. Ma se parliamo di Giorgio Moroder, non possiamo non ricordare che negli ultimi anni chi ha celebrato il grande compositore italiano sono stati proprio i Daft Punk, la band che ha raggiunto il successo planetario con i suoi album. E naturalmente i Daft Punk sono anche uno di quei gruppi che nel digitale ci riportano alle sensazioni Dream, a quel sogno elettronico che poi si va a comporre anche con il rock, con il funk, con il soul. E partendo dal loro secondo album Discovery del 2001, pubblicato dalla Virgin, ho scelto un brano che ci riporta sempre sulle sezioni digitali e sognanti, ed è One More Time. Got me feeling the need
Come on, alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One More Time dall'album Discovery per i Daft Punk, la band che ha fatto letteralmente la storia degli ultimi anni, un disco che ha fatto la storia della musica ma anche che ha fatto la storia del videoclip e in generale della cinematografia, perché è stato poi la colonna sonora di un lungometraggio animato realizzato da Leiji Matsumoto, naturalmente in compagnia della coppia dei Daft Punk. Il film si intitola Interstellar 5555, ovvero The Story of the Secret Star System, una collaborazione fantastica per un film assolutamente da vedere e per una delle band che ha fatto dell'assenza e del nascondere la propria identità uno degli elementi più importanti anche del proprio lavoro. E mentre noi attendiamo il seguito dell'album del 2013 Random Access Memories, torniamo ancora una volta indietro nel tempo in questi percorsi nella musica contemporanea. Arriviamo al 2002 con un altro gruppo della More Music, l'etichetta tedesca che ha fatto veramente la storia della Laptop Generation, e passiamo agli Herman & Klein, un duo che ha pubblicato un album secondo me fondamentale di quegli anni, soprattutto dell'unione tra il pop e l'elettronica. Si intitolava Our Noise e questa è la fantastica AirTune.
All'inizio degli anni 2000 la musica si produceva nelle piccole camere da letto di ragazzi che avevano in mano semplicemente il loro laptop e qualche volta qualche altro strumento elettronico, che univano poi talvolta ad accordi molto semplici di chitarra una voce eterea che proveniva poi solitamente da ascolti indie. E questa musica poi si è protratta, si è avuto un seguito naturalmente in produzioni molto più complesse. Sicuramente una figlia anche di quell'epoca e di quegli anni è Sam Vincent, che nel 2011 ha pubblicato un album straordinario intitolato Strange Mercy, e all'interno di quel disco c'era anche questa Surgeon che adesso andremo ad ascoltare, un brano che unisce un songwriting che potrebbe sembrare quasi canonico, ben strutturato naturalmente, con un'inedita modalità anche di ripensare la musica e di ripensare il lavoro in studio. Un disco che è stato realizzato in solitario da Sam Vincent, che ha cercato proprio di stare lontano dai suoi amici, di provare a comporre la musica in maniera diversa, ha immaginato di rifarsi un po' quello che era anche la tecnica e il suono per certi versi di Nick Cave, che si ritrova chiaramente in maniera molto evanescente, e questo è Surgeon.
dotata di una sensualità incredibile che riesce a far presa sia sugli uomini che sulle donne. Saint Vincent è stata affrancata, è diventata uno dei personaggi più in vista della musica contemporanea, anche grazie a Pitchfork. Ha fatto un enorme salto rispetto a quando era un membro della band che andava in tour con Sofia Stevens. Ha fatto un percorso incredibile, partendo da Marry Me, che è fondamentalmente un disco quasi tradizionale, sebbene comunque miscelato anche con l'elettronica, fino al recente album del 2017 Mass Addiction, che è sicuramente un disco molto diverso e che porta molto in avanti anche le tecniche di composizione di questa straordinaria cantautrice del nostro tempo. Ma per chiudere questa puntata e parlando appunto di sogni elettrici, non potevamo non riferirci a un disco, anzi soprattutto a un singolo del 1981 firmato da Laurie Anderson. Si tratta del suo primo brano registrato quando ancora nessuno quasi la conosceva come cantante, era solo nota all'interno di una piccola comunità di artisti. Il brano Oh Superman è rimasto uno degli oggetti, diciamo, artistici, non semplicemente musicali, più strani che noi abbiamo mai potuto ascoltare. È diventata una hit a sorpresa in Gran Bretagna proprio nell'81, soprattutto perché il grandissimo DJ e mentore di quegli anni, ma ancora mentore probabilmente anche dopo la sua scomparsa, John Peel, lo aveva mandato in onda durante la sua trasmissione. Lei, moglie di Lou Reed, ma soprattutto artista a tutto tondo, presenta questa stranissima conversazione telefonica dove c'è un narratore e una voce misteriosa che parlano all'interno di una segreteria telefonica. Un brano per certi versi agghiacciante, per certi versi misterioso, e che la stessa Laurie Anderson ha rivendicato un po', sorpresa lei stessa, come un anticipo su quella che è stata la tragedia dell'11 settembre. E ascoltando anche il testo di questa Oh Superman, sentirete che c'è tantissimo in anticipo di 20 anni rispetto a quello che poi è accaduto nella tragedia di New York. E con questo brano che adesso mandiamo in onda noi ci salutiamo, ci risentiremo sempre per Tripping, sempre con Michele Casella sulle frequenze di RKO. Vi ricordo che ci trovate sia sul sito sia sulla piattaforma di Spreaker o su qualunque piattaforma che possa mandare in onda i podcast, e naturalmente su Facebook. Quindi un grande saluto da Laurie Anderson con Oh Superman. Ready to go.
as you are. You pay as you go. Pay as you go. This really? And the voice said, this is the hand. Your electronic arms in your arms.